Salve amici, sono Gian Piero del canale 5 Minuti D e oggi voglio parlare di questi device della DJI, come l'Osmo Pocket, che abbiamo qui, la prima versione. Poi abbiamo l'Osmo Action, sempre nella prima versione, mitico. Infine vi parlerò anche di questo fantastico drone. Il DJI Mini, sempre la prima versione, che registra solo fino al 2,7K, fino a 30 frame al secondo. Ogni anno escono nuove versioni, quelle che io posseggo sono appunto le prime di questi fantastici prodotti, molto utili soprattutto nella realizzazione dei video sui social come YouTube, Instagram, TikTok. Ad esempio, per quanto riguarda il Pocket, ci troviamo alla versione 3, l'Osmo Action si trova alla versione 4 e il Mavic Mini, che adesso si chiama solo DJI Mini, e si trova la versione 4 con il 4 Pro. Ogni anno mi veniva spontanea la domanda se convenisse sostituire questi prodotti con le nuove versioni. E la voglia era sempre tanta, ma poi riflettendo vedevo che le funzioni che avevano integrato nelle nuove versioni di questi prodotti e anche le nuove caratteristiche, come ad esempio nell'Osmo Pocket l'introduzione di una lente più grandangolare, non avrebbero dato quei benefici che mi sarei aspettato. Per quanto riguarda la lente grandangolare, io ho appunto una lente che si attacca magneticamente davanti all'Osmo Pocket e quindi ho sopperito con questa lente. La stessa cosa è successa con il Mavic Mini. E dopo qualche anno, infatti, la versione 2 ha introdotto la registrazione in 4K e anche l'acquisizione di foto nel formato RAW. Però, confrontando appunto i video fatti con il mio Mavic Mini e quelli realizzati con il Mini 2, vedendo appunto tante recensioni e video di prova su YouTube e su altri social, ho visto che comunque la qualità del Mavic Mini era ancora ottima e le differenze non erano così tante, soprattutto perché questi filmati vengono visti nella maggior parte dei casi sugli smartphone e quindi tutte queste differenze non si notano. C'è da dire che le ultime versioni di questi device hanno delle caratteristiche davvero importanti, come il Pocket 3, che adesso è veramente a livello di una camera quasi professionale, avendo i profili log e avendo veramente delle risoluzioni importanti. E la stessa cosa posso dire per quanto riguarda sia il Mini 3 Pro che il Mini 4 Pro per quanto riguarda i droni DJI. Questi adesso anch'essi registrano con profili log a 10 bit. Il Mini 3 Pro ha il Disney Like come profilo flat, mentre il Mini 4 Pro ha anche il D-Log M, che è presente appunto nei droni di fascia più alta. Quindi ogni anno la domanda era sempre la stessa: mi serve tutta questa qualità in un prodotto così piccolo, quando per lavoro invece realizzo i miei video con macchine più professionali, come ad esempio la Panasonic G9, che uso per diversi lavori e che mi fornisce un'ottima qualità sia a livello di colori, di risoluzione e anche a livello di fluidità di filmati. E quindi queste fotocamere come l'Osmo Pocket e l'Osmo Action le uso appunto solo per video sui social, come i video qui sul canale, e soprattutto quando devo realizzare un video dove ci sono molte riprese effettuo camminando. Infatti l'Osmo Action ha un sistema di stabilizzazione, come sapete, il Rock Steady, che è veramente eccezionale e che uso tuttora appunto in alcuni video che vi metto qui in alto sulle schede, come ad esempio il video che ho realizzato a Città Sant'Angelo in una sessione di street photography. L'Osmo Action anch'esso ha un profilo flat, anche se non è in 10 bit, e
Ma comunque la stabilizzazione è ottima, anche se non è al top perché sono passati diversi anni, però la qualità del filmato è veramente fruibile e piacevole. Per quanto riguarda il drone, la voglia di passare a un modello più recente è veramente tanta, come ad esempio vi dicevo il DJI Mini 3 Pro e il DJI Mini 4 Pro. Però rivedendo i video che ho realizzato anche qui sul canale, come ad esempio il video realizzato a Malta, che anch'esso vi linko qui in alto nelle schede, la qualità è davvero ottima e sinceramente mi sono anche affezionato a questo drone e mi dispiacerebbe metterlo da parte o venderlo. L'unica cosa che mi piacerebbe aggiornare al DJI Mavic Mini è il sistema di trasmissione. Infatti, il Mavic Mini ha ancora un sistema di trasmissione Wi-Fi e a volte in contesti urbani il segnale è debole e disturbato e quindi un upgrade con i nuovi tipi di trasmissione dei droni DJI sarebbe una cosa molto buona. Ma visto che fino adesso sono riuscito comunque a realizzare qualsiasi tipo di video, penso che lo otterrò ancora per qualche anno e fare appunto poi un upgrade ancora più sostanzioso. Appunto, questi nuovi droni della serie Mini hanno come sistema di trasmissione LocuSync 2.0 e LocuSync 3.0, che permette appunto una distanza di trasmissione fino a 10 km e una qualità di segnale di ritorno sul radiocomando veramente ottima e in alta risoluzione. Ecco, adesso vi mostrerò degli spezzoni di una serie di video che ho realizzato con l'Osmo Pocket, l'Osmo Action e il DJI Mavic Mini. Ci vediamo fra poco.
In conclusione, ho realizzato questo video per condividere con voi i miei pensieri su questi prodotti e tutte le tentazioni che ho avuto nel corso degli anni all'uscita di un nuovo modello. Ma la qualità di questi device sin dalla loro uscita è veramente alta e quindi alla fine, ragionando e riflettendo, ho sempre lasciato perdere, perché i filmati che realizzano mi soddisfano in pieno, anche se hanno alcuni limiti, come ad esempio ho detto, a livello di trasmissione per quanto riguarda il Mavic Mini. Sono comunque dei limiti a cui posso soprassedere, in quanto poi alla fine il risultato che voglio ottenere lo ottengo e non vedo perché dovrei spendere altri soldi per comprare questi nuovi device, in quanto, come ho già detto e ripetuto, questi video vengono postati nei social e non c'è bisogno appunto di un'altissima qualità o di una qualità professionale. L'Osmo Pocket e l'Osmo Action realizzano filmati 4K a 60 frame al secondo, quindi una qualità ottima anche per realizzare dei piccoli slow motion, e hanno anche appunto l'opzione per realizzare degli slow motion a 120 fps. Queste macchine sono davvero eccezionali e mettono a disposizione quindi del grande pubblico davvero una grande qualità. Ecco, se non le possedete e volete realizzare video sui social di un'ottima qualità, vi consiglio di comprare anche le prime versioni nel mercato dell'usato, dove si trovano veramente a prezzi molto bassi. Ad esempio l'Osmo Pocket e l'Osmo Action potete trovarli intorno ai 100-120 euro, e mentre il Mavic Mini si trova addirittura nella versione combo con la borsa, tre batterie
e il caricabatterie a una cifra intorno ai 200-220 euro. La qualità c'è veramente tutta. Ad esempio, l'Osmo Action si può immergere fino a 10 metri senza nessuna protezione aggiuntiva. E sia l'Osmo Action che l'Osmo Pocket hanno la possibilità di montare dei filtri ND per realizzare dei filmati con una qualità cinematografica. Anche l'Osmo Pocket ha la possibilità di fare delle immersioni in mare con questo accessorio che comprai nella versione kit dell'Osmo Pocket, e quindi è molto versatile se non volete acquistarli tutti e due tramite questo accessorio. Anche se devo dire, l'Osmo Action è molto più pratico per questo scopo. Per quanto riguarda la stabilizzazione, tutti e tre i devices sono veramente ottimi, in quanto l'Osmo Pocket ha un gimbal integrato e quindi riesce a stabilizzare benissimo anche in condizioni di poca luce, come ad esempio la sera. L'Osmo Action, come vi ho detto, ha il sistema Rocksteady che è veramente ottimo, e anche il Mavic Mini ha un gimbal per quanto riguarda la camera, e quindi le riprese sono veramente super stabilizzate. Appunto, chi compra queste macchine, secondo me, fa veramente un affare. E scrivetemi nei commenti se avete avuto esperienza appunto con queste macchine e se siete d'accordo con me. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, e se non volete perdervi altri contenuti come questo, vi invito a iscrivervi al canale. Grazie e ci vediamo al prossimo video.